Sindaco pronto alla partenza con il suo pettorale personalizzato, insomma il solito grande spettacolo questa Stracuni. Sì, sì, è bello. Quest'anno poi è uno spettacolo straordinario. Tutti gli anni la Stracuni è una grande festa, quest'anno lo è particolarmente. 20.000 persone, sono davvero tante ed è bellissimo pensare a tutte queste persone che vestite, colorate, vestite nei modi più strani, colorate, passeggiano e corrono per le strade della nostra città. È un modo per scoprire ancora di più la nostra città, per condividerla con tutto quanto un territorio. Io penso che quest'anno vada fatto un ringraziamento speciale agli organizzatori, perché organizzare un evento con 20.000 partecipanti è un'opera veramente complicata. Organizzarlo con le nuove regole sulla sicurezza che ci permettono di trascorrere una bella giornata come divertendoci in sicurezza e serenità sia un'opera ancora più complessa. Sergio, quanto ci hanno messo a passare tutti questi 20.000 di questa edizione della Stracuni? Davvero impressionante. 22 minuti, tantissimo. Guarda, questa è l'ennesima dimostrazione di quanto questa manifestazione, questa Stracuni, sia diventata un po' la grande tradizione dell'autunno cuneese. E un'altra dimostrazione è quella che l'averla organizzata la seconda domenica di novembre in concomitanza con l'estate di San Martino sinceramente ci porta buono. Questo è il settimo anno consecutivo col sole, quindi io dovrei dire, lo dico a nome di personale ma di tutto il comitato, che ci sentiamo enormemente gratificati per questo attestato di stima che ci viene da tutti i partecipanti, perché non è facile metterne assieme 20.000, e siamo doppiamente contenti perché 20.000 ha un grandissimo significato, quello di poter distribuire giovedì nel corso della serata del cuore 100.000 euro di contributi alle piccole associazioni sportive e ai piccoli gruppi del nostro territorio. Non potremmo chiedere di più. Ecco, 20.000, quindi uno sforzo organizzativo ancora maggiore. Come è stato insomma organizzare per 20.000? Ma per 20.000 non è facile organizzare, anche se le differenze non sono sostanzialmente enormi tra 18 e 20.000. Noi le difficoltà piuttosto le abbiamo trovate quest'anno nel piano sicurezza, che ci ha dato un lavorone, ecco, tra virgolette, perché abbiamo dovuto blindare Corso Nizza e tutto il resto del percorso per evitare qualsiasi problema. Questo è stato il vero impegno in più, è molto difficile da gestire. Per il resto direi che siamo tutti abbastanza collaudati, comitato, ognuno del comitato sa cosa deve fare, sa dove deve stare e anche come deve comportarsi, e quindi li ringrazio anche sicuramente, ma sono contento per questo, perché ognuno riesce ad essere presente ed essere soprattutto all'altezza della situazione. Sì, quest'anno la Stracuni ha vissuto nel segno degli uomini di mondo, anche per il cinquantenario della morte di Totò, e quindi in collaborazione naturalmente con gli uomini di mondo di Cuneo. E sì, quindi è una cosa un po' particolare, e il percorso ha voluto rendere omaggio a questo personaggio, tant'è che noi passiamo in via Toselli, no, proprio dove c'è il teatro e dove c'è la piazzetta di Totò.